Un entusiasmante laboratorio didattico al mercato contadino in Lungogesso, corso Giovanni XXIII, 15 bis, a fianco dei giardini Fresia, sabato 19 marzo, in occasione della festa del papà. Walter Elena, titolare dell'azienda agricola L'Ape Golosina di Cascina Monfrin di Narzole, ha illustrato ai più piccoli il meraviglioso mondo delle api, descrivendone la vita sociale, le modalità di allevamento e di produzione del miele. I bambini hanno poi potuto assaggiare le diverse tipologie di miele prodotte, dal classico acacia così delicato e profumato al millefiori di montagna che racchiude in sé tutta la purezza delle vette e la freschezza della brezza alpina, fino al castagno dal caratteristico retrogusto amarognolo, senza dimenticare il miele di senapa bianca più intenso e leggermente piccante. Al termine del laboratorio si sono poi trasformati in fantasiosi artisti colorando la propria etichetta di miele personalizzata da regalare ognuno al proprio papà per un pensiero che arriva dal cuore, proprio come i frutti del lavoro dei nostri produttori. Oggi ci troviamo al mercato di Campagna Amica dove facciamo un laboratorio con le nostre apine dove ripercorriamo tutta la vita e cosa combinano all'interno di questi alveari e in modo particolare oggi, che è la festa del papà, i bambini creeranno un'etichetta apposita per questa giornata da dedicare ai loro papà. I nostri giovani bambini si cimenteranno proprio ad essere un apicoltore utilizzando l'arnia didattica dove dovranno andare a cercare le api operaie, la particolare ape regina, i fuchi e vedere se la stagione è andata bene riescono a trovare del miele. Lavorando con le api si andrà a parlare di stagionalità, quindi andremo a vedere tutti i mieli che vengono prodotti nell'areale cuneese e di conseguenza i loro gusti, le loro proprietà e addirittura potremmo oggi assaggiare il miele che è stato prodotto fuori regione, in Liguria, dove abbiamo prodotto del miele di acetosella. È una piccolissima quantità solo per far vedere che esistono anche altre tipologie di miele che vengono prodotte in altre zone. Oltre ad apicoltori, i nostri bambini diventeranno anche dei piccoli artisti perché dovranno proprio creare, colorare, personalizzare l'etichetta che poi andranno ad attaccare al barattolo di acacia che porteranno a casa per una giornata più dolce. Tutti i mieli che verranno utilizzati oggi sono prodotti dall'azienda L'Ape Golosina di Cascina Monfrin che si trova a Narzole e dove c'è lo spaccio aziendale dove potrete trovare i prodotti dell'alveare. Oltre ai mieli troverete anche polline, coppa reale e propoli.